Quindi iniziamo con la dopa. Dall'interno verso l'esterno, con le mani, dandole l'accento, le spalle vanno sempre ad accompagnare il movimento delle braccia. Ok? Dalla sesta verso dietro, e sempre senza dimenticare che c'è il plié, 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 y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y un, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y un, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ballare l'afro come si deve, con l'afro è intenzione, è energia. Si dice, da quelli che mi hanno insegnato, che sarebbe opportuno fare una lezione di afro quando si è stanco, quando si è lavorato magari in tante altre discipline, come facevo io a Tropicana, mi facevano fare la lezione di afro l'ultima lezione della serata. All'11 di sera mi trovavo lì stanco a dover ballare e dicevo perché? Perché in quel momento il corpo è completamente rilassato e allora lì la stanchezza mi porta ad avere il movimento giusto, perché sono, mi lascio trascinare dalla musica, seguo questa energia e vado a lavorare un po' più di intenzione e meno di forza. Non è forza, è intenzione. Seguire la vibrazione, la trasmissione e andare insieme all'unisono con il tambor, con il tamburo, con il timbal, con il chekre, con quello che ci sia in quel momento. Dobbiamo riprodurre quel suono attraverso questo movimento. Quindi, kin, kin, state sentendo? Tum, tum, bam, tum, tum, bam. Questo noi lo chiamiamo, tiene un aire. Sapete cosa è l'aire? È igual a la respirazione. Aire, respirare, respirazione. Quando tu respiri non conti per respirare, sì o no? Respiri è un atto, un gesto organico, normale, umano, che va gestito a seconda di come in quel momento l'azione che c'hai. Se stai seguendo la musica e devi seguire l'aire della musica, tu devi seguire anche quella cadenza con che lui sta suonando, i pa, i pa. Quel momento lì dove alza la baghetta e scende di nuovo è il momento dove noi non stiamo prendendo in considerazione il momento più importante, che è il cambio di direzione. Bam. Ci sono dei momenti di accenti e dei momenti dove dobbiamo respirare il movimento, non ci dobbiamo fermare a fare bam, 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 perché la parte più importante è la transizione, e questo deve avvenire in una maniera morbida, in una maniera organica, respirata, bella, naturale, comoda, tranquilla, più umana possibile. Ok? Quindi non vi fissate con quanto deve essere perfette le spalle o i gomiti con il plié per andare a fare il passo preciso a seconda delle impostazioni del corpo. No, questo deve essere gestito da voi. Quello che mi interessa è che nell'apertura con le spalle avanti cada nell'accento quello più forte, quel bam che sentite, bam, bam.
verso se fallamos. Ready? En los sexos vasos, las intenciones cambian completamente. ¿Cuál son los propios? Prepotente, tropa fuerza, no me da cuenta, cadencia, de recupero, ver el acento. Oro, doy oro, doy oro, doy oro, do, no sucede niente cuando fallo. Oro, 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 no, y oro. Siamo all'unisono con la musica. Adesso proviamo a fare basico 3, 5, 7. In cammino, cammino, in cammino, cammino. Cambia la intenzione nel camminare perché c'è uno spostamento. Quindi non c'è più questo a fondo, questo a fondo, a fondo. Cosa dobbiamo fare quando camminiamo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, dobbiamo accentuare con le spalle la camminata, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, perché? Perché se no altrimenti facciamo, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, non succede niente, questo ritmo, e can, 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 e yam, bam, bam, e yam, bam, bam, iam, bam, bam, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi básico, 1, 2, y luego spostamento destra a sinistra, e 1, 2, 3, me sposto, iam, pa, 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 e 1, 2, e suposo, suposo, adesso, iam, pa, 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 iam, pa, 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 e 1, ey, ya pa 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 pa. Ey, 1, 2, 3, 4. Ey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo, y yo, y a eso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo, 2, 3, 4. Y yo, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Ok. A eso nos pachamos. 1, 2, un passo che fa Changó e che in questa toba, per essere il basico, il basilare per tutti gli orisha, perché lo fanno con diversa gestualità, ma è un passo basilare per tutti gli orisha, è un passo basico. Qua adesso noi cosa faremo? Ci blocchiamo dando il movimento al laterale e sarà molto più de bacino, movimento pelvico, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambia soltanto nella gestualità, ma il passo è sempre uguale lo stesso. Quindi nel momento in cui noi andiamo a fare questo ci mettiamo le mani qua e quello che faremo è praticamente prendere un respiro lavorando con la pelvis e dando sempre anche il busto accompagnando questo movimento. È un movimento molto tipico, classico degli orisha, questo, ed è la testa ad aspettare il cambio nel tambor o semplicemente retraersi per ascoltare bene il canto che arriva. Qualsiasi orisha fa questa posizione. Sì? Stiamo parlando di passi e movimenti basilari. Iniziamo dall'inizio e facciamo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Camina, dos, tres, siete, ocho. Me ritrago, ancora due. E ripartiamo da capo, ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y yo. Dos, tres, cinco, seis, me ritrago, y ancora, yo. Dos, y tres, cuatro, y ahora. Faremo dopo aver finito i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora un basico, ah? E adesso giro e giro, la gestualità qua è la stessa che quando cammino, devo mantenere sempre, non perché sto girando, devo fermare il movimento del tronco. Movimento del tronco nel Yoruba è fondamentale perché questa è la caratteristica di questa tribù, di questo popolo, di questo gruppo Yoruba, ok? Non sono tutti quelli che sono arrivati a Cuba, sono Yoruba. C'è Mandinga, Congo, Carabalí, Bantu, ce ne sono migliaia, ma quella che ha predominato è stata la Yoruba. Allora, per essere... Perché ha predominato? Perché era la razza più forte, quella che moriva di meno nei campi. Perciò la loro tradizione, la loro cultura ha predominato sulle altre. E cosa si è fatto? Si è fatto un mescuglio di tutte le altre e sono rimaste sotto il dominio della Yoruba che era, predominava per il numero di loro. Ok? Quando si parla di Yoruba si parla di un movimento del tronco. Questo caratterizza questo tipo di gruppo, il movimento del tronco. Se parla del Congo, il movimento del bacino. E va anche riferito a una posizione geografica nell'Africa. Quindi non possiamo assolutamente fermare il tronco. Andiamo alla camminata e bam, bam, arriviamo alla base. Andiamo a fare il giro, noi facciamo il giro ma continuiamo a muovere il corpo mentre giriamo. Non esiste girare e fermare il corpo per dare più importanza alla rotazione e fermare qua noi. Oh. Marco e continuo a girare muovendo il tronco. Ok? Tutti quanti. Ta, ta. Questo sarebbe. Kin, kin, pa. Questo tempo qua, tutti quanti. Non voglio vedere il 1, il 2, se no, il 1, il 2, e questo va gestito con il talone, e piede piatto, talone,
medio in mezzo al piede le dita, dobbiamo usare tutto l'appoggio del piede per sentire anche il tempo di arrivo. Tutti quanti questo, talone, pianta, dita, ancora, talone, pianta, dita, questo è nell'arrivo, quindi ho fatto, can, e talone, pianta, dita, arrivo, di conseguenza il sinistro, che era il punto d'appoggio, quando io sto arrivando, va sulla punta, c'è un gestire i pesi, cambio, arrivo e chiudo. Vediamo. 5, 6, 7. E 1. E 2. E 3. E 4. E ora. E 1. E 2. E 3. E 4. Cammino. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Conclusione, ho tirato fuori le somme di una cultura ispanica europea che arriva con un genere chiamato flamenco, dove si sente quel carattere, quella interpretazione molto dura, momenti veloci e poi dopo con un respiro. Nel nostro ce l'abbiamo comunque, nell'afro, nella rumba non c'è. No, c'è un momento dove c'è una certa, c'è un temperamento che si mostra, un carattere che viene, una forza, un'intenzione che poi va sfumata, che va respirata. Quindi quando tu fai il piede, fai io, c'è una vibrazione, c'è una pulsazione, io, da ia, ia, un, i fa, i, ia, pan. Se prendiamo l'esempio di quando ci stiamo mettendo, mi piace molto questo di prendere gli esempi della vita quotidiana normale, e mi viene così questo pensiero: quando mettete un pantalone e siete in una situazione un po' scomoda, in equilibrio, state perdendo l'equilibrio, cosa fate?
Llegó el momento lì dove riprendo l'equilibrio perché sono su un solo piede e poi dopo vado lentamente a mettermi. Stavo perdendo l'equilibrio, sì o no? Quel gesto naturale di perdere l'equilibrio e cercare di rientrare nel tempo che avevo prima, perché io venivo camminando così, questo è un altro esempio, sto camminando in questo ritmo, perdo l'equilibrio, però cerco di continuare. Chiongo, 7 e 1, 2, pelvis, stomaco aperto a destra, e 1, e 2, e 3, e 4. C'è una relazione con il pavimento anche, non è girare con lo spot così e guardare avanti. Bello per la foto, bello per il video che uscirà settimana prossima, Dance All Star. No, è girare e cercare di seguire la rotazione del corpo seguendo la spalla. Non vuol dire che devi guardare tutto il tempo per terra, però si cerca di assecondare la tua rotazione. Vado a ruotare, seguo la rotazione, mi accomodo, vedi? E vado, mi seguo un po' di vicino, 5, 6 e gnongo. E 1, 2, 3, 5, 6, 7, è un giro normale, è uno saltato per andare avanti perché un'ora se no non arriviamo al dunque. Quindi abbiamo una rotazione normale e nell'altra c'è un salto tenendo la destra dietro e il sinistro che arriva laterale e adesso facciamo l'accento avanti, sì? Vediamolo ancora, gnongo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, la rotazione, 3 e 1, 2, A. Quindi dobbiamo accelerare nella chiusura della rotazione per avere un accento. Quindi questo è pa 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 un pam pam pa pam pa 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 un pam pa pam pa 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 un pam pam pa pam pam pa pa un pa pam pam pa pa un pam pam pa pa un pa pam pam pa pa un, ok? Pa pam pam pa pa un, sì? Vamos a verlo, si riusciamo a farlo anche con la musica. 5, 6, 7. No, in romano. Devo far vedere. Quando giro dopo questa rotazione, questo salto, devo vedere l'arrivo. Quindi se io arrivo e non recito questo mio arrivo, non si vede, non si sente. Quindi quando io faccio il giro, faccio il salto, guarda, ricordati, c'è le spalle, vedi? C'è le spalle? Non è che non c'è. Rotazione normale, il salto, c'è la spalla. E vado dietro e tengo il plie con le mani, vengo avanti. Sì? Vediamolo. Sì o no? 5, 6, ehi. Ben, ben. Vamolo. 5, 6, go! Andiamo da capo? Da capo? Lo faremo adesso. Lo faremo. Perché se la lezione deve diventare un po' più piccante, è interessante anche per il musico che sa che canta bis, che canta, anche lui ha voglia di fare
che in camba da bisotto con tuo papà tu di pardon badis, perché ha voglia di suonare, sì? Se no è tutto il tempo che parli. Noi cubani siamo famosi per la sincopa, famosi nel mondo per avere quel feeling che nessun musicista o ballerino al mondo riesce a riprodurre con grande difficoltà, se non vieni già da piccolo in una terra dove senti questo dappertutto a tutte le ore. Sincopa, noi ci muoviamo anche in sincopa, quando parliamo facciamo... e balliamo di conseguenza. Quindi è questo che bisogna imparare. E purtroppo in Europa noi siamo troppi 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3, appena 5 6, adesso 1 2 3 5 6 7. No, all right. Quindi adesso lo faremo ancora normale con la base, poi dopo lui incomincerà a riempire, a fare le sue variazioni, ma il tempo alla fine lui sempre lo tiene uguale, lui ha un riferimento, sì? E lui fa lì dentro, poi dopo quello che vuole. Fate con la musica. Quando si parla di musica, questo è il momento dove c'è musica, sì? C'è la sua capacità di mantenere un tempo e dentro fare delle variazioni, ma senza perdere quella metrica. Quella metrica siamo noi, i ballerini. Quindi lui è capace a fare tutto questo se noi manteniamo questo ritmo tutto il tempo. E lui fa, cado sempre lì, perché noi siamo quel cavolo di metronomo, sì? Ok? Quindi andiamo a farlo basilarmente, vediamo se mi ricordo anch'io. Ese e da bi terada tonco ancora do bi da bi bareda babo voila con sempre quadro di tutti quanti per allenare bene questo. Devo sentirmi stanco, non voglio ballare, la intenzione è tipo alla serie che mamma mia devo ballare, devo fare questo, un altro di questo che è base irara, e ora il giro ram, e giro, ram, e giro, ram, e giro, ram. Cammino per togliermi questo vocabolo di mareo che ho addosso, perché sono un po' siete, ocho, andiamo a ñongo, e lui cambia il ritmo qua, andiamo a giro, e finiamo lì. Sì o no? Ok, proviamo con la musica. 5, 6, 7, 8 a 1, 8 a 2, 8 a 1, e la topa ora, e la topa, e topa, e ancora la topa, e desplazamiento, e ya, e te desplaza, e te desplaza, e te desplaza, ancora la topa. Camminiamo avanti, 1, 2, 3,
4 y 5, 6, 7, 8. Una rotazione verso sinistra. Ok? 5, 6, 7. Camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dovete sapere anche la storia che c'è dietro a questa camminata per riuscire a dare la interpretazione. Il ballo senza interpretazione è nulla, è zumba. E la zumba infatti è una ginnastica per dimagrire, non è un ballo, sì? Se noi balliamo non possiamo camminare senza una vivere quel momento con una identità, con un racconto di un personaggio. Nel caso degli Orisha, quando camminano esibiscono il loro costume e la loro maestosità ad andare, la loro mistica quando si muovono, quanto sono belli da vedere, quanto si sentono sicuri e quanto sono i dei. Quindi quando camminano, non camminano, camminano. E allora state guardando Chango, io sono Chango, guardatemi bene come mi sembra il mio costume, bello? Sì? Io sono il tipo, io sono il Chango, guardatemi bene, mi vedete? Sono bello o no? Questa è la storia. Non puoi camminare, devi camminare con una certa superiorità e una certa sicurezza, mostrando tutti i tuoi indumenti, tutto il tuo costume, tutta la tua, come si dice, nobilità, el essere il capo, el essere il re di questa religione. Nel caso di Chango, tu hai il controllo, tu sei il personaggio della situazione, quindi devi camminare con quell'aria, non puoi camminare da sfigato, insomma, per intenderci, ok? Quindi è in su la testa, in su il petto, cioè da generale, ok? Vamos a verlo, proviamo, 5, 6, 7, da capo, tipe, ancora, la toma, ya empieza a meterle a. Sienta bien la música ahí y das el ritmo que tú quieras. Caminamos, estamos siempre en los sesos discursos, las sesas conversaciones. Andiamo la topa de nuevo, el yagua un popi vivo, platillo, 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 platillo. Vuelve a la gamba, così loro capiscono que debono ritornare come prima. Calmo, la música si calma. E adesso acceleriamo, velocità, 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 toma. Yeah.
dovete sapere, questo come a modo di teoria, che quando c'è un 6x8 c'è la presenza della clave del 2 + 3, che quadra ugualmente che il 6x8, è così maestro? Io posso fare tutti i passi degli orisha lì dentro, perché è stato creato apposta per suonare con il cajón, il guiro, la guataca e tutti gli, la campana, tutti gli strumenti che oggi ci sono, per far sì che tutti gli orisha ballano assieme, ognuno con il suo passo, dentro a questo ritmo quadrato del 6x8, che non è altro che la clave 2 + 3. Se lo ripetiamo, facciamo la clave e diciamo ken, 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 con la boca dobbiamo riprodurre il 6x8. Tutti quanti. Avete mal di gola? Non sento kin, 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 kin. Questa è una polirritmia che dobbiamo fare proprio per cercare di avere ancora molto, fare molto più mio questo ritmo. Kin, 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 5, 6, 7 e. Ancora, ancora, piano piano. Kin, 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 kin. Una volta che abbiamo finito questo accento, pa, ra, a, a, e, a, ra, ba, ta, e, a, 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 e, o, a, e, a, 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 e, o, a, e, a, 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 e, o, 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 a, e, o, a, e, a, 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 e, o, a, e, a, 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 e, o, a, e, a, 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 e, o, o, a, sì o no? È facile, quindi le faremo, e uno, e due, e tre, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 4, e 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, sì o no? E 1, e 2, e 3, e 4, e 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, e 1, e 2, e 3, e 4. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Ma anche quando finisce il movimento, el clap con le mani, la mano in me, guarda che cosa fa la mano. Continuiamo così. Che significa muoio. Ah, 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 ah. Y ah, 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 ah. Y ah, 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 ah. Y ah, y ah, y ah, y ah. E a a a a e a a a a, sì o no? E questo devo continuare a farlo con le spalle, quindi facciamo e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 1 e 2 e 3 e 4 e a a a a e a a a a, sì o no? E quindi dopo di questo possiamo anche andare a fare la doccia per metterci belli, carini, per venire alla serata a disfrutare di questo bellissimo congresso. Siete d'accordo? Eh? Vai! Vai! Sì! Vado con la campana. Cercherò di... Lei, seguite lei, non me, perché io suono la campana. Facciamo direttamente la rara, così lo ricordiamo. ¿Por qué no cambiamos ahí y hacemos propio la ara? Ta, 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 ta. Thank you.
bravo. Lo facciamo applauso. Applauso a Silvia che ha fatto la campana. 5, 6, 7. Ehi. Oh, wow. 5, 6, 7.